Oggi finalmente abbiamo i cantieri che stanno lavorando e le opere che si stanno realizzando. E quanto dichiarato dal sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, che ritorna sul discorso degli impianti di depurazione, in particolare su quello di Palinuro, per il quale la Regione Campania ha stanziato un finanziamento di 2 milioni di euro per il suo completamento. L'impianto servirà a tutto il territorio di Centola e alcune zone di Pisciotta e Marina di Camerota. L'impegno che io non ho perso mai, diciamo, di riferimento. Ricordo 4 anni fa sul discorso degli impianti di depurazione, dove c'era un vecchio finanziamento, era stato perso quel finanziamento perché i lavori andavano fatti entro il 31/12/2012, cosa che non era stata possibile. E quindi ricordo i viaggi che feci in Regione Campania affinché recuperassimo quel finanziamento dell'intera provincia di Salerno di 89 milioni e che interessava questa parte a sud della provincia per 12 milioni a Scea, Pisciotta, Centola e Camerota. E oggi finalmente abbiamo i cantieri che stanno lavorando, quindi le opere che si stanno realizzando. Questo va a supporto non solo del turismo, perché ricordiamo, questi sono paesi, comuni che vivono di turismo, quindi quando diventa importante anche il problema legato alla depurazione. E anche su questo, con le mille difficoltà che attraversate attraversa la provincia, è stato un obiettivo su cui ho lavorato in un modo forte e determinato dal primo giorno, affinché i risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti. Quindi davvero oggi qui a Ligusaria è grande soddisfazione dell'impegno che abbiamo messo in questi 4 anni.